Sapete cosa ho in mano? È un meteorite. Ciao a tutti, oggi siamo con Federico Famiani. Ciao Federico. Ciao Cristiano. Federico è un geologo e direttore del Museo Vulcanologico di San Venanzo e oggi ci racconterà questa piccola grande realtà del territorio umbro. Già, pensare all'Umbria come anche terra dei vulcani è un argomento che suscita tanto interesse e soprattutto anche curiosità nei tanti visitatori che ci vengono a trovare qui al Museo Vulcanologico di San Venanzo, anche perché San Venanzo, siamo sul fianco settentrionale del Monte Peia, è conosciuta essenzialmente per le passeggiate sulle pinete del Monte Peia, per i prodotti tipici che sempre quelli non possono mai mancare, e se, quando si fermano restano sempre incuriositi da questa scritta: i vulcani, terra dei, la città dei vulcani. Perché questo? Perché negli ultimi 150 anni gli studi hanno permesso di comprendere che questa terra, in un'area molto limitata o neanche 1 km², è un'area di origine vulcanica. Abbiamo praticamente delle strutture che potremmo osservare a Stromboli, sull'Etna e sul Vesuvio, ma a neanche 40 minuti da Perugia. Quindi una cosa del tutto peculiare nella nostra Umbria sedimentaria. Eh sì, esatto, di origine essenzialmente marina, ma anche continentale, ma rocce che si sono formate tutte in un altro ambiente. Poi di leggende sui vulcani ci sono dappertutto, ogni città della nostra regione ha il suo vulcano, gli Assisani e Bastioli hanno il Subasio, gli Spoletini hanno il Monte Ruco, quelli di Umbertide hanno il Monte Acuto per la sua forma triangolare, ma non c'entra assolutamente nulla la forma con quello che è poi la realtà dei fatti, perché per essere un vulcano, anche se è spento, dovete trovare una roccia vulcanica. Ma se c'ho una roccia con dentro i fossili, come sulle altre montagne che abbiamo appena nominato, è difficile pensare ad un vulcano, per l'appunto. E un museo vulcanologico non può altro che partire da quella che è la struttura del nostro pianeta, che grazie ai vulcani riusciamo anche a comprendere come può essere strutturata, perché abbiamo tutte prove indirette. E grazie ai vulcani qualche rara prova diretta, perché dei vulcani come le Canarie, e qui abbiamo un campione proveniente proprio dall'isola di Lanzarote, che ci ha donato il nostro direttore scientifico del museo, che è il professor Stoppa dell'Università di Chieti. È un campione che mostra un frammento di mantello terrestre che non si era praticamente totalmente dissolto per formare roccia fusa, cioè il magma, ed è stato praticamente rinvenuto nelle colate di Lanzarote, per l'appunto. E grazie a questo possiamo comprendere come è strutturata la parte più profonda al di sotto della crosta terrestre. Federico, ci mostri quel campione di mantello in questa sezione più o meno dove si In colloca? questa fascia che vediamo di colore Ok, verde, questo è un modellino che ci semplifica come certo. potrebbe essere una realtà, che potrebbe essere molto simile a questa, con il nucleo, per appunto il mantello, e la crosta terrestre. Ok. Quindi se andiamo invece più in profondità, cosa troviamo? Si ipotizza che ci sia un nucleo fatto da metalli, ferro, nickel fondamentalmente, nella parte più esterna fusa, nella parte più interna lo stato solido, e in superficie non abbiamo prove di questo materiale, ma ce l'abbiamo provenienti da fuori, cioè materiale che è caduto sul nostro pianeta, come questo campione che fa parte di una piccola collezione che abbiamo qui al Museo Vulcanologico. Questo è una siderolite, cioè uno dei tipi di meteoriti di composizione per lo più ferrosa e con qualche percentuale di nickel. Quindi questo meteorite ci dice indirettamente come potrebbe essere il nucleo interno della Terra. Certo. Ce lo dice in maniera indiretta, purtroppo non abbiamo gli strumenti per raggiungere quella profondità. Sì, i romanzi di fantascienza, anche i film ce lo fanno vedere come potrebbe essere fatto, ma è appunto una ricostruzione. Qui abbiamo i dati, fondamentalmente, che sono prove indirette. E questo è composto da ferro? Ferro e una piccola percentuale di nickel, Ok, questo qui. Pesa, posso eh? molto. C'ha una bella densità. Ciao.
Affascinante tenere in mano un meteorite Beh, e pensare che decisamente. il cuore della nostra terra in qualche modo. Sì, le teorie ci dicono che dovrebbe essere analogo a questo frammento che è caduto, appunto. Questo viene dall'Asia. Abbiamo altre tipologie di meteoriti, abbiamo delle tektiti, che sono molto più meno dense come materiale, ma di curioso c'è questa sezione di una pallasite, che è un meteorite che è sì, metallico, ma come vedete nei vuoti all'interno ci sono tutti i cristalli di quella che è olivina, che proviene appunto dal nostro mantello terrestre, e meteoriti che dovrebbero essere una delle cause anche delle grandi estinzioni di massa avute nella storia del nostro pianeta. Anche i meteoriti per l'appunto contribuiscono, non ultimo, al più famoso di tutti, quella dei dinosauri. Non solo grazie al contributo di tante eruzioni vulcaniche in poco tempo. Anche la caduta del meteorite sicuramente ha avuto un notevole influsso su questa anomalia. Questa è la stanza didattica per far capire che tipologie di eruzioni possiamo avere. Le classiche eruzioni dei vulcani che si distinguono in effusive ed esplosive, per l'appunto, dovute a quanto è denso il magma che fuoriesce dai vulcani e da quanto gas c'è all'interno. Attraverso questi modellini cerchiamo di far capire come si presenta l'attività vulcanica e quello che ovviamente poi sono le conseguenze. Lo studio che parte appunto dal tremore armonico, cioè da quello che succede poco prima dell'eruzione, il magma che man mano che si avvicina alla superficie, tutti questi piccoli terremoti, e questo è un geofono, uno strumento che appunto serve per misurare questi movimenti, fa sì che uno possa riuscire a percepire un evento eruttivo, se è prossimo oppure no, oltre allo studio ovviamente della composizione dei gas dalle fumarole, cioè dall'attività vulcanica secondaria. Qui abbiamo anche i fumatori. Questi sono i cosiddetti black smokers, i fumatori neri, che sono importantissimi come habitat sui fondali marini, dove possiamo trovare anche a profondità pazzesche delle forme di vita che magari sono decisamente di un tutto un altro ambiente, perché Perché si sono. crea un microclima particolare. Esatto, ci cioè sono delle condizioni molto particolari che ovviamente queste forme di vita, crostacei, molluschi, altri invertebrati, che poi dopo creano tutto un ambiente veramente molto particolare. Tra l'altro si sono trovati anche nel record fossile questi qui. Poi abbiamo i diversi tipi di eruzione, per l'appunto, un'eruzione di tipo effusivo, come questo modello che ci permette di ricostruire quella che è praticamente una eruzione di un vulcano di tipo effusivo e un magma che è molto fluido, perché ovviamente anche di alta temperatura è molto fluido, in questo modo non è pericolosissima come tipologia di eruzione, se non per il fatto che, come in questo caso, abbiamo il modellino del tunnel di lava, che se la lava per l'appunto si ingrotta, per l'appunto si forma questo tunnel lavico, per l'appunto può raggiungere diversi chilometri dalla bocca eruttiva. E ovviamente potrebbe raggiungere anche qualche centro abitato. È il caso del 91, quando Zafferana Etnea fu minacciata dall'eruzione dell'Etna, che per l'appunto la lava si era ingrottata, e grazie all'intervento tramite la protezione civile da alcune aperture hanno bloccato questo flusso e hanno permesso alla lava di fuoriuscire e di raffreddarsi, perché lì al di sotto di questa crosta che la separa dall'aria, la lava scorre fluida per chilometri senza che si raffredda, è molto pericolosa per questo. Quindi l'Etna è un esempio appunto di vulcano effusivo, Esatto, quindi che che non spara, la dico in maniera. sì, le fontane di lava sull'Etna possono essere anche di notevoli dimensioni, anche con belle fontane di lava anche di decine e centinaia di metri di altezza che possono raggiungere. Ovviamente però è un magma molto fluido, quindi la fuoriuscita di questi gas permette comunque sia di non essere pericoloso come potrebbe essere un altro tipo di vulcano che abbiamo tipo. qua.
tipo il Vesuvio, che ovviamente ha un magma che è decisamente più viscoso di quello dell'Etna, con il risultato che abbiamo eruzioni fortemente esplosive. Abbiamo anche un'attività di tipo effusivo con colate di lava, come l'ultima eruzione del 1944, che il fatto che il magma ha un'elevata viscosità e i gas sono presenti, ma effettivamente come si risveglierà il Vesuvio non lo sappiamo. Oppure come il Pinatubo nelle Filippine, questa sempre nel 91, questa è una ricostruzione di quello che si vede sul documentario che hanno registrato dopo la forte attività esplosiva con l'emissione di una grossa colonna di tipo pliniano, vuol dire che era una colonna di cenere lapillica, ha raggiunto diversi chilometri nell'atmosfera. È una bomba vulcanica proveniente da uno dei vulcani di San Venanzo. Per ricostruire appunto questa tipologia di scena, che poi dopo però adesso attualmente è tutto sotto le ceneri. Ovviamente è tutto fermo al 91 su quello che era anche la tecnologia. Questo sarà quello che lasciamo come testimonianze della nostra civiltà, no? Plastica, metalli. E dopodiché però ci sono anche i benefici dei vulcani, le zone termali e le risorse minerarie. Ci sono dei metalli pregiati nelle zone vulcaniche e anche dei metalli preziosi, come ad esempio l'oro, come questo campione che è legato a un filone idrotermale, cioè vuol dire nella parte terminale di una zona appunto che è caratterizzata da attività vulcanica, oppure dai diamanti. Le rocce che contengono i diamanti sono delle rocce vulcaniche, le kimberliti per l'appunto, che hanno un'origine molto profonda. Qui c'è una riproduzione di quello che è il diamante intagliato più grande che fa parte al mondo, che fa parte dei gioielli della corona. Oltre al fatto che qui abbiamo qualche piccolo diamantino grezzo, il diamante sappiamo essere il minerale più duro che conosciamo naturalmente, e può essere utilizzato per tagliare materiali e quant'altro. Senti Federico, rispetto a quello che ci hai raccontato, dove si collocano i vulcani di San Venanzo? Tipologia, il periodo? Ci abbiamo tutto, perché ci abbiamo sia i depositi dell'attività esplosiva che le colate di lava. Gli studi di datazione, 265.000 anni fa, un magma che è risalito dalla crosta profonda attraverso le fratture della crosta terrestre, è arrivato qui in questa zona ed è iniziata prima un'attività fortemente esplosiva. E gli studi vulcanologici fatti sul quello che è il tufo di San Venanzo, che è uno dei campioni di roccia che abbiamo qui, è questo per essere precisi, ci sono pezzi del tappo, cioè della roccia che ha trovato il magma mentre risaliva fin qui in superficie, più ceneri, lapilli e bombe vulcaniche, ovvero il classico prodotto di attività cosiddetta piroclastica. La scoperta in epoca moderna di questa roccia risale a circa 130 anni fa, quando il conte Faina commissiona gli studi di questa roccia qui a San Venanzo a dei suoi colleghi geologi del periodo Sabatini di Roma e anche ad un tedesco che in quello stesso periodo si occupava di questa tipologia di rocce. Gli risulta una composizione di chimica unica, anomala rispetto alle altre, molto ricca anche in carbonato di calcio e minerali e metalli alcalini. Il nome, connotiamola con il territorio, e venne fuori il nome proprio Venanzite, che è roccia di San Venanzo. Venanzite, che è una roccia che è molto densa, e ce lo dice il suo elevato peso specifico, che voi puoi tranquillamente constatare di persona. In alcune parti di questo museo avrei notato è vietato non toccare. Gli studi ci permettono di ricostruire tramite questa bellissima rappresentazione paleogeografica fatta da quello che è uno degli illustratori naturalistici umbri più bravi, che è Angelo Speziale, come poteva essere il paesaggio non appena c'è stata l'eruzione, con il cono di San Venanzo, il cono di piroclasti. Poi abbiamo l'edificio di Piandicelle, che è poco più a sud, siamo a 800 metri in linea d'aria,
con due colate di lava che sono partite da questo cono, che è un cono sempre fatto di ceneri, lapilli e bombe vulcaniche, ma anche da queste due colate laterali che bordano il lato nord e il lato sud. Una di queste due colate è stata oggetto di attività estrattiva, cioè ci hanno fatto il pietrisco per la ferrovia, per le strade. Oltre a questo c'è un cono eccentrico più piccolino spostato da una parte, che è il cono di Celli per l'appunto, questo qui che è scoperto nell'85 perché ci hanno proprio costruito sopra un edificio. Edificio caratterizzato da ceneri e lapilli fondamentalmente. C'è un percorso di fruizione, vero? Sì, abbiamo l'area del parco, c'è un percorso di 880 metri già attrezzato. Stiamo predisponendo alcuni progetti per ampliare un percorso che già esiste di 5 km e mezzo, che ci permette di vedere tutte queste strutture dei coni vulcanici e ovviamente ci permette di vedere anche le particolarità di questi edifici, perché ci permette di vedere le superfici di scorrimento della lava, ci permette di vedere quello che c'è anche dentro il corpo della colata. E tra l'altro si vede anche alcune particolarità, cioè all'interno della Venanzite c'è una parte che è questa, all'interno di queste fatture, quelle più in basso, si vedono dei riempimenti che sono caratterizzati da questo materiale che ha avuto un raffreddamento differenziale, e lo si capisce dalla grandezza dei minerali. E tutte queste strutture che sono irregolari, ma sembrano seguire quelle che erano le fessure che si erano aperte appunto dal raffreddamento, ci possono indicare che l'evento è stato caratterizzato non solo da questa attività, d'accordo, durata poco tempo, e ovviamente la differenziazione di raffreddamento ha dato anche delle cristallizzazioni di minerali molto interessanti, addirittura alcuni talmente rari che sono stati scoperti qui a San Venanzo. Negli anni 80 è stato istituito proprio un minerale qui a San Venanzo, l'hanno chiamato Willy Andersonite, il nome di uno specialista dei minerali, e nel 2013 un ulteriore studio su un gruppo di minerali che sono le zeoliti ha praticamente fatto scoprire una nuova specie mineralogica chiamata umbrianite. Esclusivo di qua. All'interno della Venanzite c'è il carbonato di calcio. Comunque ci sono anche degli elementi che non ci sono nelle rocce sedimentari circostanti, soprattutto il sodio e il potassio, insomma il magnesio, che non a caso abbiamo qui il quiz sui vulcani di San Venanzo, che il vulcano di San Venanzo può risvegliarsi in futuro? Praticamente no, perché ovviamente non c'è più appunto la camera magmatica, ma abbiamo i suoi prodotti. Una bottiglia di vino del 32 e l'olio del vulcano, che appunto vista la fertilità dei terreni. Poi capita spesso di trovare delle argille o delle marne e sono letteralmente cotti. Questo è un mattone e questo è un frammento di argilla cotta dalla terracotta, naturalmente, mattone naturale. Cioè il bello della natura è anche questo, che a volte non ci siamo inventati niente, manco i mattoni ci siamo inventati praticamente. E poi dopo abbiamo tutte le bombe, le ceneri e i lapilli praticamente. Poi dopo i lapilli, che sono tutto quel materiale tra 2 e 64 mm, la cenere vulcanica, che praticamente è il materiale che ovviamente è più fine, che qui dentro il tufo ce n'è tanta. Eccola, questa è della Venanzite, è stata setacciata, semplicemente il deposito che si è alterato con gli agenti atmosferici, una volta setacciato ci ha dato questa cenere vulcanica. E poi dopo la particolarità che qui non abbiamo, ma è la pomice, che ci sono le rocce vulcaniche che addirittura possono galleggiare, perché ci sono tutti questi vuoti non in comunicazione, fanno un po' da galleggiante per queste tipologie di rocce. Federico, ti ringrazio. Prima di salutarti però ti chiedo se ci dai un po' le coordinate su come raggiungervi, dove si trovano le informazioni utili per venirvi a visitare. Allora, sicuramente il sito del Comune di San Venanzo, visitsanvenanzo.it, che è il portale turistico.
La pagina social di Facebook e anche di Instagram, che è Parco Museo Vulcanologico. E poi ovviamente San Venanzo, siamo lungo la vecchia statale che da Marciano va verso Orvieto passando per il Monte Peia, e arrivati a San Venanzo tutti sanno dove è il museo, perché siamo praticamente a due passi dal comune, sulla parte più alta di quello che è la zona di San Venanzo, San Venanzo, provincia di Terni, perché ci sono anche altri San Venanzo e chissà, uno si può, meglio non sbagliarsi, perché l'Alto San Venanzo Umbro sta vicino Spoleto, proprio dalla parte opposta rispetto a dove ci troviamo adesso. Giusta puntualizzazione. San Venanzo in provincia di Terni, abbiamo lo 075 però sul prefisso. Grazie Federico. Di niente. Grazie mille.